siano i seccatoi. Allora, quelle più belle si mettevano nei seccatoi. C'era una cascina grande. Sopra la cascina non è che si erano su le assi sopra. Era fatta probabilmente era fatto tutto in legno, ma tutto intrecciato, e lì si mettevano giù le castagne per farle seccare. Quando le castagne erano secche, si mettevano nelle casse, c'erano solo le casse grandi, sì. Casse grandi, questi mi raccontavano i nostri vecchi, le mettevano nelle casse, poi venivano battute con i bastoni, no? Per pulire via la pelle sopra, la pelle grossa. Ah. La pelle lì si veniva via, si puliva via. La buccia, la buccia grossa si veniva via così. Invece dopo la pelle, quel che rimaneva sulle castagne, c'erano le donne. A volte quelle, proprio quelle che tenevamo indietro, le più brutte, diciamo, sì. Perché brutte, non erano brutte neanche quelle lì, erano quelle più piccoline, diciamo, no? D'inverno i nostri avevano un sistema per tenerli, li mettevano sotto la cappa del camino, nel sacco, per farli a metà camino mettevano questo sacco fino, poi andava il fuoco, perché c'era solo il fuoco da fare da mangiare, allora non c'erano né gas né...